Del Vangelo di oggi, secondo Luca, dal capitolo 11, dal versetto 47 e seguenti, leggiamo: Guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi, così voi date testimonianza e approvazione alle opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruite loro i sepolcri. Le parole del Vangelo di oggi mettono in evidenza come la storia, con i fatti concreti e chiari, non ha insegnato nulla. Per questo Gesù si rivolge ai dottori della legge e si rivolge con due rimproveri. Il primo, essi costruiscono monumenti funebri ai profeti uccisi dai loro antenati perché annunciavano la parola di Dio. Secondo, si arrogano il diritto esclusivo di spiegare le scritture e di interpretare la volontà di Dio. Questo li porta a non vedere in Gesù il più grande dei profeti. La loro colpa è che non solo non riconoscono Gesù, ma impediscono anche al popolo di riconoscerlo. I dottori della legge preferiscono la loro sapienza umana alla sapienza di Dio manifestata in Gesù. Quando la fede passa per un alambicco, ci ricorda Papa Francesco, diventa una ideologia. Nelle ideologie non c'è Gesù, non c'è la sua tenerezza, il suo amore, la sua mitezza. Le ideologie sono rigide sempre. Se uno diventa discepolo della ideologia, non è più discepolo di Gesù, perde la fede. Essere discepoli significa non ostacolare l'azione dello Spirito che fa sempre nuove le cose e fa sempre cose nuove. A tutti auguro una buona e serena giornata nella pace del Signore.